noi dovremmo fare un'azione comune, perché si deve ridisegnare il futuro, il turismo del futuro. Qui è un luogo di pellegrinaggio più che di turismo, nell'accezione vera del termine, per cui è un luogo di folle che partecipano a delle riunioni, a delle manifestazioni, a delle messe, eccetera. E per cui passerà un po' di tempo affinché questo possa avvenire. Sarà un 2020 nero quello del turismo che riporterà il settore ai livelli di metà anni 60, un'annata compromessa dal Covid con una perdita stimata di presenze nell'ordine del 60% e danni per 29 miliardi di minore spesa turistica. Lo scenario è quello disegnato da Astoturismo Confesercenti che si basa sul ripristino della normalità per il mese di maggio. Lo sa bene il paese di Pietrelcina Nezzanio, uno dei paesi saniti immuni dal virus, ma fantasma, come si nota da alcune immagini sui social, stradine e chiese vuote, come lo sono i bed and breakfast e gli agriturismi che vivono proprio di turismo religioso. Tutto tace nel paese natio di Padre Pio, un silenzio assordante che però risuona nelle stanze del sindaco Masone, che raggiunto telefonicamente ha parlato di una possibile ripresa turistica con l'inizio della fase 2. Nei giorni scorsi, colloqui e incontri con alcune attività commerciali del posto, con proposte innovative per risollevare un altro turismo. Che dobbiamo inserirci in un discorso organico nazionale, regionale e provinciale, evitare che si facciano delle prese di posizione spot e che non sia un turismo che sia ridisegnato alla radice perché poi possa essere stabile, convincente, serio e con proposte innovative rispetto a quello che è e che sarà il dopo.